L'aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di Roma, dove i passeggeri potranno effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva alla stazione Termini per poi ritirarlo direttamente a destinazione. È la novità offerta da Airport in the City, il nuovo servizio di check-in off airport di Aeroporti di Roma. L'amministratore delegato Marco Troncone. L'aeroporto arriva qui a servizio dei nostri passeggeri, dei nostri viaggiatori, vuol dire una miglior fruizione e promozione dell'offerta turistica in città. I passeggeri potranno fare il proprio check-in e lasciare il proprio bagaglio qui in stazione molto prima di partire, da un minimo di 3 ore e mezza prima sino anche a 12 ore prima. Questo vuol dire anche risparmiare qualche soldo perché si potrà di fatto utilizzare il deposito bagagli qui. Inizialmente questo servizio comincerà a livello gratuito. Noi vorremmo che questo progetto che oggi vediamo qui a stazione Termini si rifletta anche in altre stazioni di origine collegate con l'alta velocità a Roma e sempre più speriamo con l'aeroporto di Fiumicino, quindi da Bologna, da Firenze e da Napoli. A beneficiare del servizio, unico in Europa, saranno i viaggiatori ITA Airways. Il presidente della compagnia, Antonino Turicchi. È un'importante iniziativa che tenderà a migliorare l'esperienza di viaggio, segna una nuova iniziativa di collaborazione tra noi Aeroporti di Roma e questo è importante in relazione anche al giubileo del 2025 che troverà il territorio pronto a migliorare i propri servizi per tutti i pellegrini che diventeranno anche, ci auguriamo, passeggeri di ITA per avere i migliori servizi che potremo offrire insieme noi all'aeroporto. Per il ministro del turismo, Daniela Santanchè, Airport in the City è un'occasione per alzare la qualità dell'offerta italiana. Questo è un servizio molto intelligente perché consentirà a chi poi deve partire, deve andare all'aeroporto, di lasciare i bagagli e quindi di essere libero di girare nella città di Roma. E quindi credo che questo sia un fatto importante. Penso anche che questo servizio aiuterà a lasciare più soldi sulla città di Roma, perché quando uno va in giro poi magari va al ristorante, al bar, mangia un panino, beve qualcosa, visita qualche nostro museo che a Roma c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, per cui io sono molto contenta quando nascono questi servizi perché sono molto utili ad aumentare l'offerta turistica.